Allora, oggi è 16 aprile e dobbiamo organizzarci per uscire. Sì, dobbiamo uscire il 5 maggio. Allora, stabiliamo l'orario. Dobbiamo incontrarci, facciamo alle 18:30. Il posto di incontro ci incontriamo alla piazza. E dobbiamo esserci tutti, poi magari andiamo a prenderci un pezzo di pizza, non lo so. Ok, posso. Ah sì, dovevamo uscire. Non so, per me è uguale, fai tu. Facciamo sabato? Sabato? No, no, sabato devo andare da mia nonna nel suo compleanno. Allora domenica. Domenica, no, no, domenica ho il pranzo con i miei zii, sì. È Va bene lunedì? lunedì, poi ho troppi compiti, non riuscirò a uscire. Vabbè, sì, allora facciamo un altro giorno. Sì, domani dovremo uscire alle 18:30, giusto? A domani. Hai bisogno di una penna? Sì, certo. Allora, se vuoi ho penna blu, penna rossa, penna celeste, penna rosa, penna viola, arancione, verde, nera. E per alternativa avete anche tante evidenze per le nostre celeste, lilla, blu, giallo, verde acqua, rosa, arancione, verde. Poi ho le forbici, una colla, un temperino, una piattina e una sigaretta. Per caso una penna, puoi prestarmela? Sì, ce l'ho, ma non te la presto. Compratela. Controllo subito. No. Stai male? Ah, ho capito. Vabbè, non fa niente, te ne troverai un'altra. Ma stai piangendo? Ah, ok. No, ma stai piangendo? Così fa in questi casi. Devo confortarla. E cosa si fa? Come devo fare? Ah, non ti preoccupare. Il conto. Grazie. Ho dimenticato i soldi a casa. Ah, vabbè, fa niente, non ti preoccupare, offro io. Cioè, tu mi stai dicendo che hai dimenticato i soldi a casa? Ma a me non mi interessa, tu adesso torni a casa, prendi i soldi e paghi, perché non ti offro io, no, assolutamente. Io ho dimenticato i soldi a casa. Dica a casa la merenda, potresti darmi un pezzo? Certo. Scusa, avevo fame. Fa niente. Cioè, scusami, non avevi la penna, non avevi i soldi per pagare e adesso vuoi anche la merenda? Ah, che fame. Non ho portato la merenda. Mi puoi dare un pezzo?